Maximum, via Raffaele Luciano, Cava dei Tirreni, Salerno. Telefono 089 46 11 64. Si è tenuta stamane presso la Sala Pasolini di Salerno una conferenza stampa nel corso della quale il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto della situazione sulla sanità in provincia di Salerno. Presenti anche i direttori generali dell'ASL Salerno, Antonio Giordano, e dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Giuseppe Longo. Ben 500 milioni di euro saranno investiti per l'edilizia ospedaliera in provincia di Salerno, che serviranno per realizzare il nuovo Ruggi d'Aragona nella città capoluogo e per ristrutturare tutti i presidi ospedalieri della provincia, tra cui anche quello di Cava dei Tirreni, uno dei 5 plessi scampati alla chiusura. Intanto abbiamo approvato dopo anni e anni il piano ospedaliero della Regione Campania, abbiamo approvato il piano per il fabbisogno, 4.000 dipendenti in più, abbiamo eliminato il ticket regionale, rimane quello nazionale che non dipende da noi ovviamente, abbiamo fatto prime intese con le cliniche private convenzionate, insomma è in atto un lavoro davvero straordinario di rilancio della sanità campana. Ovviamente parliamo questa mattina della sanità nella provincia di Salerno, dove abbiamo salvato 4-5 ospedali che erano stati condannati alla chiusura dalla precedente giunta regionale, Scafati, Cava dei Tirreni, Castiglione di Ravello, Agropoli, Rocca d'Aspide, Ilda Procida a Salerno, erano ospedali condannati a morte. Era un mio impegno salvare in modo particolare l'ospedale di Cava dei Tirreni. Abbiamo mantenuto questo impegno. Intanto investiamo nella provincia di Salerno 500 milioni di euro, mezzo miliardo di euro, per fare il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona, per il quale abbiamo subito una truffa. In questi 15 anni non c'era un euro disponibile e abbiamo dovuto ritrovare risorse. E poi stanziamo quasi 100 milioni di euro per tutti gli ospedali della provincia, da Scafati a Vallo della Lucania, a Rocca d'Aspide, a Battipaglia, al Da Procida di Salerno. Per il Santa Maria dell'Olmo il presidente De Luca ha riconfermato l'impegno assunto nel 2015 in campagna elettorale, così come spiega nell'intervista esclusiva rilasciata alla nostra emittente. Voglio sottolineare alla vostra emittente in modo particolare il miracolo che abbiamo fatto per Cava dei Tirreni. Cava dei Tirreni era un ospedale destinato a morire. Lo abbiamo salvato secondo un impegno che avevo assunto. Abbiamo il pronto soccorso, abbiamo chirurgia, abbiamo ortopedia, abbiamo dermatologia che abbiamo ricollocato là dentro. Non c'è ostetricia perché c'è un problema elementare di sicurezza per le partorienti e per i neonati. Bisogna sapere che se un ospedale fa un solo parto al giorno, si mette a repentaglio la vita delle donne che partoriscono e dei neonati. Lo voglio dire perché in questi mesi qualche primario, preoccupandosi più degli affari privati che della sanità pubblica, ha seminato un po' di confusione a Cava. Il dato di fondo è che era stato chiuso l'ospedale di Cava dei Tirreni. Io l'ho tenuto aperto e l'ho rilanciato. E se non ci fosse stato De Luca, questo non sarebbe accaduto, tanto per essere chiari. Allora è per me un motivo di grande soddisfazione aver dimostrato che gli impegni si mantengono e si rispetta la sicurezza dei pazienti, senza fare demagogie. Di questi 500 milioni di euro a Cava, cosa aspetta, cosa è previsto per il nosocomio Santa Maria dell'Olmo? Ci saranno risorse significative anche per la riqualificazione di Cava, risparmio energetico, miglioramento dei reparti. Questo è un altro miracolo che abbiamo fatto. Da 18 anni in Campania non si utilizzavano le risorse per l'edilizia sanitaria. Siamo riusciti a recuperare 170 milioni prima, poi altri 50 milioni. E abbiamo recuperato perché abbiamo approvato tutti i consuntivi delle ASL che non venivano approvati dal 2012, cioè andavamo avanti senza approvare i conti consuntivi. Ovviamente a Roma il Ministero dell'Economia ci aveva messo sotto osservazione, aveva bloccato tutti gli investimenti. Quindi abbiamo recuperato queste risorse imponenti e questo ci consente di migliorare molto anche gli ospedali di tutta la provincia. A chi teme che la costruzione del nuovo plesso ospedaliero a Salerno possa comportare la chiusura del nosocomio metelliano, ecco cosa ha risposto il governatore De Luca. Che è un'altra imbecillità.
cioè io faccio di tutto per tenerlo aperto, poi lo sorprendiamo. C'è gente che ha bisogno di fare sempre polemica, anche al di là di quelli che sono i fatti. Tutto il resto sono chiacchiere al vento di persone interessate a fare gli affari propri. Spesso dietro queste cose che si mettono in circolazione c'è magari qualche primario che deve fare affari personali e le cose non gli vanno bene.